Rocigno Vecchia, questo borgo dimenticato nel cuore del Cilento, ma dove vive un unico abitante, Giuseppe Spagnolo, che ci racconterà la storia di questo posto che attira turisti da tutto il mondo. Io ho già scritto unico libro abusivo speciale, perché quelli che stavano prima erano solo abusivi. Questa è la storia di Giuseppe Spagnolo, che abita da solo un intero paese, Rocigno Vecchia, immersa nel Parco Nazionale del Cilento, un custode particolare, carismatico, che ha ridato vita a questi luoghi. La sua storia ce la racconta il sindaco di Rocigno, Pino Palmieri. Sindaco, un paese che sta attirando persone, visitatori da tutto il mondo, Rocigno Vecchia, si è spopolato, cioè solo un abitante, una curiosità che sta veramente incuriosendo in tanti. Come mai è stato abbandonato questo borgo? Ma è un borgo che fu abbandonato inizio Novecento per una frana, quindi con decreto fu dato l'ordine di abbandonare quel luogo e fu costruita Rocigno Nuova, anche se poi il trasferimento è avvenuto negli anni. L'ultimo abitante si parla del 1960. Il famoso Giuseppe Spagnolo, che oggi passa come ultimo abitante, diciamo è una persona che non vive lì, però ormai è il custode, riceve i turisti in modo spontaneo e fa un po' da cicerone, quindi va a occupare uno spazio dove non c'era nessuno e oggi è diventato punto di riferimento sia dei turisti che della stampa e della televisione. Giuseppe, quando mettiamo piede a Rocigno Vecchia, è lì ad attenderci, seduto con la sua pipa in bocca, pronto a rispondere alle nostre curiosità, come a quelle dei tanti turisti che ogni giorno lo vengono a trovare. Ci mostra dove vive, i suoi cimeli, le sue foto, le sue cravatte. Allora, io sono qua, sono dal 97. E allora mi trovo qua, mica ci ho fatto un progetto, è scaturito automaticamente, mentre si facevano dei servizi, è sacrificato per arrivarci, però arriva tutto il pianeta, eh? Arrivano da tutte le parti, poi c'è un registro che parla già, poi ci sono delle riviste, ci sono delle cartoline, insomma qua arriva di tutto, gente che ti pensa,
ti portano anche prodotti da mangiare, da bere, vedi, discutendo. Arrivano, diciamo, quelle che ti conoscono, ovviamente, ma anche quelle che vedono solo su internet. Chi ti porta tabacco, chi ti porta... addirittura questa pipa viene da Salerno. Dall'estero da dove? Dall'estero arriva materiale, arriva dalla Germania, dalla Svizzera, dall'Austria. Dalla Svizzera, per esempio, è arrivato il kirsch di ciliegie, la grappa di ciliegie, con fotografie a grande, non fotografie piccole, 70x70, insomma. Cioè, si affezionano a lei, la vengono a trovare e poi si affezionano? Trovano qualcuno che non lo trovano da nessuna parte, perciò è unica. Che racconta a queste persone? No, niente, che ci vorrei dire? Queste persone le faccio guardare intorno, gli dico qualche piccolo regime accorgimento del paese, perché purtroppo qua poi storicamente si deve andare a parlare d'Italia, del regno delle due Sicilie, poi si è da parlare fascismo, si è da parlare, perché purtroppo è venuto meno un po' di tutta la realtà della nazione, specialmente in questo contesto, diciamo in questo contesto, perché questo è un paese che era Corleto Monforte, poi si staccò nel 1515 e si fanno il timbro comune di Rocigno soltanto. Poi venne inserito nei paesi franosi, perché c'era la parte che veniva da dopo il 1000, era ricoveri, poi c'è il dissesto idrogeologico, c'era una zona malarica e allora le acque si putrefacevano e l'hanno inserito nei paesi franosi con una legge nazionale 1902-1908. Nell'8 il genio civile stanziò 140.000 lire, pensare di non bonificare quella zona e di fare un perimetro nuovo. Così dal 1908 al 64 sono saliti sopra 600 abitanti. Poi non potevano fare i servizi a due paesi e li hanno mandati tutti sopra. Ma qua non c'era la frana. Purtroppo c'era un altro inconveniente. C'era la malaria, le case erano fatiscenti, allora era da cambiare, o bonificare oppure da cambiare perimetro. Così cambiare perimetro, era preferibile di cambiare perimetro. Ma questo borgo vorrebbe rinascere, farlo davvero. In campo ci sono diversi progetti per salvare Rocigno Vecchia. Sindaco, 20.000 persone circa all'anno vengono a visitare questo borgo, c'è qualche progetto per recuperarlo? Ma noi dall'inizio dell'amministrazione, che capeggio da circa 3 anni, ci siamo inseriti a pieno titolo nel progetto Rete dei Borghi, dove mette a sistema circa 12 borghi abbandonati della Campania nel progetto poi futuro che è Matera Capitale della Cultura 2019. Stiamo andando avanti con le fasi di organizzazione per presentare una progettazione complessiva su tutti e 12 i siti interessati. Sembrerebbe che la Regione Campania sia molto attenta a questa progettualità, sembrerebbe che abbia stanziato circa 2 milioni d'euro a Borgo, però il progetto è quello poi di fare una forte partnership con il Ministero dei Beni Culturali e poter candidare a pieno titolo un progetto direttamente all'Europa per mettere a sistema questo percorso da Roma a Matera. Ma com'era Rocigno Vecchia prima di diventare un museo a cielo aperto? Ce lo racconta uno dei suoi abitanti. Signor Antonio, lei è nato a Rocigno Vecchia? Sì. Com'era la vita là? Era bella in quell'epoca. C'era tanta gente? Sì, gente a catena. Che si faceva? Lavoravano la terra, tenevano gli animali, tutti. Facevano dei commerci. Si ricorda poi quando è stato abbandonato il paese? Sì, 66-67 allora. Abbiamo salito tutto sopra. È stato brutto lasciare quei posti? No, perché si vede che da pioveva nella casa.
tu vai a un altro posto con più, allora è meglio là. Giuseppe Spagnuolo ci invita a visitare questi luoghi persi nel tempo, la sua casa e i suoi ricordi. Questa è la parte cucina, cucina a legna e da questo lato cucina a gas. Qua non puoi mettere ogni cosa al suo posto, perché qua non c'è il perimetro di mettere ogni cosa al suo posto. E allora deve stare un po' tutto incasinato. Da questa parte, questa è la parte cui cucina e questa è la parte dove c'è la Permaflex, questo sì. Il materasso è di cartone. Poi è tutto, ovviamente, è tutto, perché ogni cosa al suo posto non la può mettere. Cravatte. Cravatte, vi piacciono? Le cravatte arrivano da tutto il pianeta. Le foto uguali. Le pipe arrivano lo stesso, vengono te le portano da varie parti. I cappelli uguali. Le riviste uguali. Ti portano le riviste perché io non le posso andare a comprare, perché qua non è che ci sia tanto da... Allora questi quando arrivano me le portano. Questo per esempio è National Geographic e automaticamente poi tutti i fotografi che vengono qua, una nevicata, questa è una nevicata di 12 anni fa. Questa per esempio è la cartolina che è arrivata da Rovereto e Trento, Vincenzo Tronchetti, cambiamento di nome e tutto. Ci siete rimasto male. No, che vale pure bene. Sempre io, mo, che è scritto Tronchetti. Qua quando c'avevo 20 anni, queste sono le foto che sono arrivate dalla Svizzera, come mi ha detto prima, con 7 foto con mezzo litro di grappa di ciliegie. Dalla Cina, dalla Russia e dall'Europa i turisti non mancano e sono sempre molto soddisfatti della visita. Io qualche settimana fa, insomma, su internet stavo guardando un po' le bellezze del Cilento e insomma rimasi colpito da questa, dal personaggio, insomma, che veniva descritto, questo è l'unico abitante della zona. E niente, ho appena avuto la possibilità, un po' di tempo libero, ho deciso di venire a fare questa passeggiata. Da Napoli vengo, quindi un paio d'ore comunque merita. Effettivamente un posto incantevole. Libertà.